più basso è proprio abbastanza, ma non troppo, proprio per dirvi che. Vedete, la muratura di per sé, l'involucro, non stava messo poi così male, ma le carenze erano del nucleo ascensori e del telaio in cemento armato. Questo è significativo. Infatti è bastato rinforzare con intonaci tutte queste erano le pareti che andavano in crisi, ma noi ovviamente anche qui il codice ci diceva che andavano in crisi solo le pareti di questo verso. Noi abbiamo rinforzato tutto il nucleo con l'intonaco armato, è ovvio, no? Perché poi, nel senso, non è che dice, fai quello che ti dice. Quindi queste sono le analisi post intervento. Vedete, abbiamo migliorato in una direzione, però così facendo, abbiamo peggiorato un'altra, comunque siamo all'interno del famoso range 060-080 che prevede la normativa. Alcune peculiarità ad ogni step delle curve di capacità possiamo conoscere, vedete, la tipologia di danneggiamento e gli elementi che si stanno danneggiando, contestualmente leggerli in chiaro e vedere gli svincolamenti interni che sono stati apportati. Posso spingendo la struttura e gli spostamenti della struttura ad ogni passo della mia curva. E poi vedete, questa è l'analisi, quella che cercavo prima del telaio estrapolato dalla struttura, per il quale abbiamo fatto un'analisi statica non lineare, quindi abbiamo individuato su di esso i stati limiti che per il cemento armato sono la rotazione alla corda, la rottura dei nodi, e abbiamo valutato la propria vulnerabilità come elemento singolo. E poi l'abbiamo rinforzato, vedete a destra, tralicciandolo tutto in acciaio a vista. Quindi è venuto anche un intervento dal punto di vista architettonico accettabile. E poi questi valori si trasferiscono ovviamente sulla scheda in termini di prima di PGA e poi rapportandoli con la PGA di sito diventano gli indicatori di rischio. Sì. Allora, qualche domanda, però poi ci fregano il caffè. Sì. No, il rapporto tra le forze è individuato evidentemente dal tipo il rapporto tra le forze di spinta viene individuato fin dal primo step dal tipo di distribuzione che io sto adottando. Però non è escluso, e il programma lo consente, di poter utilizzare delle distribuzioni di forze evolutive, cioè che cambiano il loro rapporto a mano che si forma il danneggiamento e quindi cambierebbe la forma modale della struttura. E quindi lei può scegliere. Queste che ha visto erano, diciamo, costanti rispetto alla prima forma modale, quindi rimanevano in rapporto costante. Però possiamo scegliere anche una forma evolutiva. E come diceva prima l'ingegner Puggi, la forma evolutiva può essere non solo in verticale, ma anche nel piano, qualora non abbiamo gli impalcati rigidi. Ecco, quindi tornando allora al primo diagramma, quello della prima slide che ci aveva detto, l'obiettivo finale della verifica. Sì. Ecco, noi diciamo in questo modo, come facciamo a costruire quella curva della prestazione richiesta e prestazione, Attesa. diciamo, attesa? Perché Aspetti che torno alla prima, eh. questo, diciamo, era riferito a. Come fa a costruire quale? Questa curva di capacità? Sì. Nel modo in cui le ho detto, cioè quindi con tante curve intermedie, Fino quindi ogni volta che lei si danneggia un elemento, quindi c'è uno svincolamento, si ricalcola la matrice di rigidezza e continua a spingere. Quindi questa è l'inviluppo di tanti picchi di curve intermedie che si arrestano però o perché si instaurano una labilità interna della struttura e quindi il codice non avanza più, o perché si è raggiunto uno degli stati limiti detti dalla norma. E quindi mi fermo diciamo, allo stato limite prefissato. Io potrei, in verità, anche spingere oltre se il codice di calcolo riesce a elaborare lo stato limite di riferimento, per poi individuare io, in base alla lettura dei risultati, lo stato limite di riferimento e mettere lo spostamento in corrispondenza del quale allo stato limite. Il passo successivo, prima mi costruisco la curva di capacità, il passo successivo è trovare la domanda sismica, che la normativa italiana in realtà non fa diciamo, nel modo in cui io ve lo sto rappresentando, ma assume la rigidezza elastica come il T stellato, cioè attraverso la rigidezza elastica si calcola un periodo stellato equivalente elastico della mia struttura e si determina quale sarebbe lo spostamento elastico della mia struttura, quindi la domanda sismica. Quindi la verifica viene fatta tra lo spostamento corrispondente per il mio stato limite e la domanda sismica indotta dal sisma per quello stato limite, cioè lo stato limite salvaguardia della vita vuole uno spostamento di 10 centimetri. Tu, per quello stato limite, che spostamento hai raggiunto? 12, benissimo, hai verificato. Se ho tradotto in Sì, parole povere. ecco, invece quella curva del PGA, quindi è un semplice coefficiente.
di sicurezza rispetto... questo PGA? Sì. Il PGA è l'accelerazione di aggancio del terremoto, che corrisponde non alla domanda ma alla capacità della struttura, perché la domanda, vede, io la vado a pescare sullo spettro elastico, invece per il mio stato limite ci passerà probabilmente uno spettro, una domanda, ovviamente che io devo abbattere da quell'elastico, quindi non sono entrato proprio nell'ambito tecnico, tenendo in conto della dissipazione che la mia struttura ha attuato fino allo stato limite. Allora, se io riesco a ottenere uno spettro tenendo in conto la dissipazione fatta fino allo stato limite, che interseca la mia curva in quel punto, allora so leggere anche la PGA di quello spettro, e quella è la mia PGA di capacità. Quindi varia in funzione delle caratteristiche strutturali della... esattamente. Se c'è una domanda che ha uno spostamento che equipara quello di capacità per quel punto, io caratterizzo la mia domanda sismica attraverso la sua accelerazione di aggancio, e quella è la mia PGA di riferimento capacitiva per la mia struttura. Ho capito. Quindi diciamo, vai. Aggiungo una cosa anch'io. Normalmente si può fare anche una procedura di tipo iterativo, cioè quando lei ha un risultato ovviamente che dimostra un'insufficienza della capacità rispetto alla domanda, si può innescare un'iterazione fra i periodi di ritorno, fra l'altro viene fatta in base a come ora è orientata l'azione sismica, e centrare così il periodo di ritorno e la sua accelerazione corrispondente, che, a cui corrisponde esattamente una domanda pari alla capacità, che ovviamente è inferiore se il coefficiente era minore di 1 rispetto a quella che verrebbe richiesto per quella zona sismica. Cioè l'elaborazione conseguente al diagramma può anche essere fatta appunto innescando questa procedura e andando a cercare il valore che uguaglia quello di cui la struttura è capace. Insomma, è equivalente, l'importante è riuscire. Sì, è un metodo iterativo che permette di trovare il valore preciso dell'accelerazione e quindi del conseguente spettro, ovviamente, per cui la domanda, secondo la normativa, corrisponde alla capacità che ho trovato dall'analisi. In quanto la curva... Poi diventeremo sempre più esperti, perché dobbiamo fare un centinaio di queste cose. In quanto la curva... Non so quando lo faremo, in quante generazioni riusciremo. La curva pushover non dipende dall'accelerazione, è proprio una proprietà intrinseca di quell'edificio con i suoi vincoli e i suoi carichi. Poi potrebbe essere a Milano, come a Roma, come all'Aquila. Il fatto che sia in una zona o nell'altra c'entra invece al momento della verifica della sua capacità di spostamento con la domanda. E la domanda ovviamente cambia da una zona a un'altra, da un terreno a un altro e così via. Ho capito, ma la domanda è banale a questo punto, ma prima viene costruita, sappiamo già quel PGA prima di fare la curva capacitiva? No, cioè, no, noi lo sappiamo, nel senso il nostro edificio è in una certa zona, però la sua curva di capacità ottenuta tramite forze incrementali è comunque una sua proprietà intrinseca dell'edificio. La capacità che parte dall'origine, ok? Sì, sì. Però l'altra, già la sappiamo. L'altra, certo, sì. Le altre sono tante curve che corrispondono a degli spettri, ognuno dei quali è agganciato a un valore diverso di AG. Ho capito. Quello spettro per cui l'aggancio con AG dimostra che la domanda è uguale alla capacità è quello che è sostenibile dalla struttura, la sua capacità in termini PGA. Il tutto va fatto per i tre stati limite? Sì, dunque, normalmente per la muratura SLC non viene considerato, si considera lo stato limite di operatività, in realtà anche quello soltanto per edifici particolari. Fondamentalmente sono lo stato limite di danno e di salvaguardia della vita, anche se il danno in genere risulta ampiamente verificato per il fatto che le strutture in muratura sono molto rigide, quindi hanno lo stato ultimo per crisi proprio di lesionamento prima di essersi deformata al punto di aver generato il